a casa di Rosario Ticli, un pittore niscemese emigrato tantissimi anni fa nella città di Pavia, ha portato con sé l'amore per la pittura, che ha proseguito con gli studi anche all'Accademia di Brera, che non ha potuto completare per una sua scelta, e quindi ha proseguito da autodidatta. Saro adesso è qui in vacanza nella sua terra, nella sua amata Sicilia, nella sua amata Niscemi, e mosso da uno spirito umanitario già da anni si interessa con la sua pittura di sociale ed in particolare con delle associazioni onlus alle quali lui dona anche l'intera sua mostra, il ricavato dell'intera sua mostra a scopi di beneficenza. Un ultimo lavoro che sta realizzando è quello che vedete alle mie spalle. Si tratta di una bellissima immagine di una donna con un grande lenzuolo giallo, libera, senso di libertà, illuminata da un meraviglioso sole siciliano, e questo sarà il simbolo che verrà utilizzato in l'ospedale, il reparto oncologico di Gela, diretto dal dottor Giuseppe Di Martino. Questo lavoro verrà donato da qui a pochi giorni, prima della partenza di Rosario per Pavia, e sono venuto a casa sua appunto per intervistarlo sotto questo aspetto. Sono quasi 25 anni che lavoro con delle istituzioni onlus, tipo la SLA per la ricerca, tipo l'ANFAS, tipo l'AIDO, tipo l'UNICEF. Perché questo? Io ho 61 anni, ho lavorato tantissimo, sì, ho guadagnato, poi capisci che i soldi valgono poco rispetto a certi valori, ci sono persone che soffrono, e se io con delle pennellate riesco a vendere i quadri e soddisfare queste istituzioni, sono lieto di aderire a queste iniziative, sono lieto di fare qualcosa, di dare un mio contributo a questa società che c'è tanto bisogno, e il contributo è questo: essendo un pittore faccio belle mostre. Tutto l'intero ricavato per l'AIDO l'ho fatto, mi sembra, un 5-6 anni fa, di cui ho dato 3.000 euro, ho venduto non tanto, però ho dato 3.000 euro per l'AIDO. La prima mostra è stata qui a Niscemi, quasi più di 20 anni, ho fatto una mostra a favore dei frates per la raccolta del sangue. E ho dato tutto l'intero ricavato a questa istituzione. Anche l'anno scorso. L'anno scorso è stato un anno molto, devo dire sinceramente, interessantissimo. Ho lavorato tantissimo, ho fatto un paio di mostre personali a Pavia, Santa Maria Quartiere, a favore della SLA. Tutto l'intero ricavato ovviamente a questa istituzione, a questa nobile istituzione, come anche nobile questa, tutte queste istituzioni sono nobili, e non è che lo faccio solo ed esclusivamente per vendere e dare i soldi a questa istituzione, ma il mio scopo è quello di sensibilizzare, cercare di sensibilizzare non le persone, ma i pittori, gli artisti, di intraprendere questa strada. Questa è una strada che sicuramente stai bene con te stesso e stanno bene anche agli altri, perché quando si cerca di aiutare gli altri sicuramente tu stai bene dentro di te. È un dipinto che mi hanno commissionato
l'ospedale di Gela, reparto oncologie, e un'associazione Onlus, il volo per la vita. E un buon auspicio per tutte le donne operate al seno, che abbiano la loro libertà interiore e quella ovviamente anche fisica, perché la salute è la cosa più importante. Questo qui è il logo, è una cosa simbolica che dovrebbero inserire nei manifesti quando faranno dei congressi, quando faranno questo rappresenta, questo è il logo. È il logo dell'associazione, una rondine con un cuore in mezzo che vola verso il cielo, verso il sole senso di luce, senso di pace, senso di libertà, il sole. Io ad esempio in questo dipinto il messaggio che è visivo, perché la visione ottica si concentra prima di tutto alla donna che sta correndo, il senso di andare verso, in alto verso il sole, verso la luce, questa luce che simboleggia la pace, la serenità, un senso di libertà. E poi questa scritta in questo lenzuolo giallo, il volo per la vita, che sicuramente quando sarà messo in esposizione all'ospedale di Gela, perché lo sto eseguendo proprio per metterlo in esposizione nel reparto oncologo dove c'è un mio amico, Giuseppe Di Martino, che è niscemese, è molto bravo, non dico bravo, ma bravissimo come medico, è una bravissima persona, in senso ha un cuore veramente, proprio dedica tutto, se stesso, per gli altri. E lo sto facendo proprio volutamente anche per lui, perché ho visto in lui la persona giusta, che a me piace. Il titolo è In tutte le mostre, come l'arte guarda il sociale. Il mio obiettivo è quello di che tutti gli artisti, in senso lato, ma particolarmente i pittori, cercare di coinvolgerli e cercare di sensibilizzarli in modo che anche loro vanno per queste strade, che è la via per la vita, veramente, proprio come questo è il volo della vita, invece nel mio caso è la via per la vita degli altri, perché la nostra vita, la vita degli artisti, almeno quel che mi ricordo, sono pochi quelli che hanno vissuto qualche anno in più, ma di solito noi abbiamo una vita breve, ma la nostra vita breve è il corpo, noi moriamo, ma lasciamo delle cose che sicuramente vanno avanti, che durano tantissimi anni, quindi abbiamo due vite noi, una vita breve, terrestre, e una vita lunghissima, per chi ci crede, è una vita di fede.